Buongiorno a tutti anche da parte mia. Ma direi che l'intervento del professore Paoli ovviamente ha dato qualche spunto per me di riflessione, visto che ho la responsabilità e l'onore di essere l'amministratore delegato del gestore del mercato elettrico, la società che gestisce da 3 settimane le contrattazioni del mercato. Ma innanzitutto ero un po' preoccupato per il suo intervento, professore, però all'inizio, visto che poi lei ne ha per tutti, quindi mi sono un attimino rasserenato. Non c'è una cosa del sistema elettrico italiano che vada bene, quindi questo mi ha un po' rasserenato. Scusi, però su questo sono partito dicendo, abbiamo fatto l'apertura e l'abbiamo fatta anche più rapidamente, sì, quindi sì, no. Almeno una cosa che ho... Diciamo, lasci anche me 5 minuti prima di pranzo. Poi mi impegno personalmente nella pausa pranzo a farle vedere come funziona il sito, però pensando che appunto lei è un professore, alla Bocconi sicuramente i corsi di informatica ci sono, il sito comunque sulla home page c'è una sezione che si chiama statistiche del mercato e risultati del mercato. Le autorità preposte alla vigilanza e al monitoraggio, MAP, attività produttive, Ministero delle attività produttive e autorità dell'energia, oltre agli operatori, in queste 3 settimane ci hanno fatto i complimenti per il numero di dati che mettiamo sul sito, quindi su questo punto, siccome al di là della battuta è importante il concetto della trasparenza che lei ha citato, ed è uno dei motivi fondamentali per cui è nata la borsa, evidentemente tutto è migliorabile, se c'è qualcosa da migliorare lo faremo, però le assicuro, professore, che ogni giorno noi mettiamo sul sito migliaia di numeri, non fosse altro che, come lei sa, essendoci 24 ore orarie, 24 sessioni di mercato per il numero di zone in cui è divisa l'Italia, moltiplicandole si rende conto facilmente che ogni giorno viaggiano sul sito migliaia di numeri. Ha parlato anche di una simil borsa, qui diciamo che mi faccia un po', sono di parte, ma insomma ho l'onore, come ha detto, di essere l'amministratore delegato di questa società da 4 mesi, il nuovo consiglio con evidentemente tutti gli attori del sistema elettrico italiano è comunque riuscito a far partire una cosiddetta simil borsa. Ritengo che la partenza di una borsa, della borsa elettrica, sia nel processo di liberalizzazione iniziato con la direttiva 96-92 comunitaria, una tappa fondamentale, quindi mi faccia dire che è meglio avere una simil borsa che non avere un fico secco come abbiamo avuto per qualche anno, purtroppo. Ultima cosa, due cose anzi, evidentemente la borsa dell'energia, la borsa elettrica è semplicemente uno strumento di trasparenza e di efficienza, che non può di per sé, il professore questo paragonando i prezzi dell'energia ha dato questo spunto, non può di per sé evidentemente cambiare la situazione sottostante di un singolo paese. L'Italia è, come tutti sanno, il paese che ha i più alti costi di produzione dell'energia elettrica. Una borsa quindi realistica e rappresentativa non può che rappresentare il sottostante, quindi è abbastanza normale che partendo da un più 30% o un più 40% del prezzo dell'energia, che fino all'altro giorno è stato fatto in maniera amministrata dall'authority, evidentemente l'avvio della borsa non può che riflettere questo tipo di situazione, perché ricordo che il più 30 o più 40% c'erano fino all'altro giorno anche rispetto alle tariffe imposte dall'autorità. Quindi questo è un confronto, secondo me, che va fatto senz'altro, ma va fatto tra qualche mese, vedendo a medio termine quali potranno essere gli effetti del mercato. Effetti del mercato che si sono visti positivi a medio termine, ripeto, un po' in tutti i paesi europei. La borsa in un sistema tendenzialmente oligopolista, o se non addirittura monopolista come il nostro, rappresenta comunque uno strumento essenziale di trasparenza e di efficacia per poter attrarre nuovi investimenti, nuovi attori
sul mercato, in un mercato, come ho detto, tendenzialmente